Detto ciò, in questo servizio si dice che questa persona che portava i soldi dentro il panino era stata da poco condannata per un reato similare, da poco condannata. Quindi se questa persona è stata condannata, evidentemente giudicata colpevole, di conseguenza doveva essere non in libertà, doveva scontare la sua pena da qualche parte. Come fa una persona nel giro di pochi mesi a ritornare sul luogo del delitto dopo una condanna e a ripetere nuovamente il crimine per cui è stato condannato? Quindi mi preoccupa pure sul tema della giustizia, di come funziona. Dico un'ultima cosa, sa Dica. perché questi servizi mi fanno anche arrabbiare? Dica Perché da un perché. lato vediamo questo modello di dipendente pubblico che truffa e truffa lo Stato e i cittadini, dall'altra magari vediamo altri dipendenti pubblici, penso per esempio a molti autisti dell'ATAC, che nell'ambito dello Grazie. svolgimento del loro servizio vengono magari Grazie. aggrediti, gli viene reso impossibile svolgere il proprio servizio pubblico, però di questi dipendenti pubblici, di questa parte, se ne parla troppo No, per poco. fortuna E di stasera ne conseguenza, potremmo certo, del parlare. debito se ne parla sempre in realtà, però diciamo se ne parla troppo poco. Allora vorrei veramente che i due sindaci lì capissero che il loro comportamento probabilmente anche di non controllo serio, totale, non solo loro ma anche dei dirigenti, fa sì che poi tutta la categoria del comparto Brava, pubblico venga brava. vista come una categoria di persone, di fannulloni, di truffatori e chi più ne ha più ne metta, quando invece ci sono magari tantissime e bravissime persone che il loro lavoro lo Beh, fanno. bisogna...